Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sono qui per portarvi sul canale la mia make-up, no make-up routine, ovvero la routine che faccio giornalmente per prepararmi al volo ad affrontare al meglio la giornata. È una routine super super veloce perché utilizzo pochissimi prodotti, ma c'è qualcosa di particolare che faccio nella mia routine che penso possa farvi piacere scoprire. Quindi che altro dirvi? Bando alle ciance, iniziamo subito col video. Anzi, ragazzi, prima di iniziare col video, mi raccomando, se non mi seguite ancora su Instagram, vi lascio il nickname qui sotto, qui. Quindi andate a seguirmi, ci tengo tantissimo e non dimenticatevi di lasciare un mi piace al video. Cominciamo dalla base viso. Io parto con un fondotinta bio e vegan della marca Sobiotic a coprire tutti i vari rossori, discromie che ho sul viso, magari dovuti a vecchi brufoli oppure semplicemente a rossori della pelle. Copro tutto e mi dedico alla base. Dopodiché vado a fissare le sopracciglia, utilizzo la lacca, non prendetemi per pazzo, ma non ho mai trovato un gel fissante per sopracciglia così forte come la lacca, perché a me piace pettinare le sopracciglia all'insù, verso l'alto, e mi piace farle restare belle ferme. Fatemi sapere voi cosa utilizzate per fissarle. Dopodiché vado con il mio piegaciglia, ho fatto anche un video specifico su come piegare bene bene le ciglia, ve lo lascio linkato qui sopra dove vi spiego nel dettaglio il mio metodo personale. Vado anche ad utilizzare un blush, utilizzo questo di Nabla che è sempre vegan e cruelty free, giusto per darmi un'aria più abbronzata, siccome io prendo poco sole durante l'anno, in modo tale da sembrare anche un po' più sano. Finisco con il mio illuminante preferito del periodo della marca Becca Cosmetics, potete trovarla benissimo da Sephora. Lo metto sugli zigomi, un po' sul naso, adoro l'illuminante. Fatemi sapere se piace anche a voi, io non ne posso fare a meno. Bene ragazzi, come avete visto, la mia make-up no make-up routine è super semplice e ogni giorno faccio questi semplici step per preparare il mio viso. In realtà non ho moltissime imperfezioni, quindi chi ne ha un po' di più magari ha bisogno di un po' più di make-up. Io invece mi trovo bene così. Fatemi sapere se siete ancora qui a guardarmi con l'hashtag no make-up routine. Che altro dirvi? Vi mando un bacio immenso, grazie mille per il supporto continuo di sempre e vi mando un bacio grande.